Mister, siamo qui a commentare un pareggio amaro e con tante polemiche, probabilmente un po' condizionato anche alcune scelte arbitrali, probabilmente più che per errori, per un metro di giudizio forse differente, perché il regolamento se si deve applicare si deve applicare sempre e se espelli il giocatore per fallo di reazione probabilmente avrebbe dovuto espellere anche il portiere per il tocco fuori area con la mano al primo minuto. Cioè, fare in modo che sia, che il regolamento sia applicato o sempre o giustificare con il cartellino giallo in entrambi i casi. Guarda, l'arbitro ha indovinato una sola cosa, l'espulsione del nostro giocatore oggi. Per il resto è stato a senso unico contro di noi. Ha fatto tutto contro di noi. Dopo 30 secondi il portiere fuori dall'area prende la palla con le mani nette, tant'è che ci dà la palla, ci dà la pulsione, andiamo in vantaggio. Io mi auguro che le immagini, il signor Longo, il signor Mandradoni, il signor Miralchi li vedano e si rendono conto di quello che sta subendo il Bocale. È un fallo là, fuori dall'aria, lui dice, perché il nostro giocatore ha tirato in porta, dice che lì non c'era l'espulsione, c'era l'ammonizione. Il regolamento l'ha inventato oggi il signor Zancaro, che è il recidivo per quello che ci aveva combinato a Isola Capo Rizzuto. Veniamo a giocare qui a Coso e nel secondo tempo, ti ripeto, un sacco di punizioni. Poi tra l'altro il miglior uomo in campo loro è stato il portiere. Ha fatto tre miracoli il primo tempo, poi abbiamo preso il solito gol, nell'unica volta che loro hanno passato centrocampo nel primo tempo. Noi abbiamo questo difetto che non ribattiamo in rete, non chiudiamo le partite. Troppa gente oggi si è fatta condizionare dall'espulsione di Polimeni, alla fine siamo stati anche fortunati, però se lui lì ci dà la pulsione perché fallo da fuori area, se lui mi dice che il fallo di mano fuori dall'area del portiere non è punibile con l'espulsione, è punibile con l'ammonizione, allora vuol dire che noi fino ad oggi abbiamo solo giocato e guardato a fare altro, non abbiamo mai guardato le cose che dovevamo guardare. Ogni arbitro, qui il problema è che il signor Longo, il signor Mandradoni, il signor Miralchi devono capire che ogni arbitro sta applicando un proprio regolamento. Siamo con il team manager Valerio Sgro, una partita che ha visto tante proteste dal primo all'ultimo minuto, in particolare del Bocale, che è stato forse danneggiato dalle scelte dell'arbitro, che probabilmente ha applicato anche un metro di giudizio differente. Il regolamento applicato a metà sull'episodio del tocco con la mano del portiere fuori area, applicato poi in pieno sul fallo di reazione di Polimeni. Probabilmente questo ha anche un po' innervosito gli animi e la squadra ne ha potuto risentire. Sì, beh, diciamo che l'arbitro ha fatto la sua parte, noi abbiamo fatto la nostra parte, perché in vantaggio di un gol dovevamo stare un pochettino più calmi. Zangara non è nuovo a questo, questa è la seconda volta che ci combina dei guai. Io voglio credere sempre alla buona fede degli arbitri e continuo ancora a credere, anche perché non ci sarebbe nessun motivo, però ci ha creato non pochi problemi, perché l'espulsione dopo il primo minuto, neanche, erano 30-40 secondi, tu togli il giocatore fuori, lo mandi via, giocano in 10 per tutti i 90 minuti, vedi già un'altra partita. Adesso ovviamente si rallenta il percorso, ora ci sarà un altro scontronetto a Cotronei, bisogna cercare di ottenerla finalmente questa famosa vittoria fuori casa, sfuggita a Soriano una settimana fa, anche per una reazione, per dimostrare una reazione. Sì, beh, martedì tutti quanti qui ne parliamo con la società e i giocatori, dobbiamo darci una regolata perché così non possiamo andare in nessun posto. Cioè, noi possiamo fare tutti i sacrifici del mondo, tutti quanti fanno i sacrifici, però in campo dobbiamo giocarci le partite e ce le dobbiamo giocare in maniera corretta perché noi abbiamo i numeri per poter giocare bene.